È ovvio che sei stata una giornata pesantissima al lavoro. Ho dormito pochissimo. Non mi sono alimentato bene, non mi sono idratato bene. Ci sono 40 gradi. Direi di evitare l'allenamento e di non partire neanche. Sembra molto strano, in una mattina qualunque, di un giorno qualunque, dover recensire una tecnologia che nel passato doveva consentire al podista amatore di correre al meglio. Ma quello che è appena passato non è stato un weekend qualunque, anche perché, come sapete, c'è stato il famoso fail di Garmin che per 4 giorni non è riuscito a consentire ai podisti amatori di caricare i propri dati sui server dell'azienda stessa. Tutti gli appassionati dell'azienda americana hanno rilevato che un innocuo intervento di manutenzione in realtà non fosse nient'altro che un attacco hacker con l'obiettivo di racimolare qualche decina di milioni di euro ed il rischio da parte di tutti i podisti amatori di vedersi soffiati tutti i dati sensibili, tra cui la carta di credito e non solo invece quelli relativi ai propri allenamenti. Vedremo nelle prossime ore come evolverà la cosa, anche perché oggi Garmin deve dare la spiegazione a Wall Street. Vediamo quali scuse inventano. Ad ogni modo, nei prossimi giorni cercherò di raccontarvi quello che è veramente successo, se infatti l'azienda sarà così trasparente da volerlo raccontare al pubblico. Oggi però non parleremo di problemi di tecnologia, anche se qualcuno ha detto che senza avere a disposizione il Garmin forse non aveva senso ed era una buona scusa allenarsi. Con Andrea ci siamo chiesti quali sono davvero le vere ragioni per non allenarsi. Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione in cui avete una giornata no? Cosa fare in questa giornata? Come pianificare gli allenamenti di tutta la settimana? Sapendo probabilmente che in questo caso forse non ha senso davvero allenarsi e quindi rimandare potrebbe essere una soluzione ideale. Ma in quali situazioni dobbiamo rimandare l'allenamento intenso? Ce lo siamo chiesti con Andrea dal mio giardino di casa, vediamo cosa ci ha detto, poi torneremo qui per una considerazione finale. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto, sì. Sì, però io ho visto che qualche giorno fa hai fatto un allenamento e prima di iniziare ad allenarti c'era qualcosa che non andava nella tua faccia e in effetti l'allenamento non è andato bene. Cosa fare secondo te quando è una giornata no? Ecco, questo è un punto secondo me fondamentale, quegli atleti che non hanno un allenatore sul campo, o che hanno un allenatore che non può seguirli sul campo. Valutare cosa fare o cosa non fare quando è una giornata no. La giornata no, secondo me, sono quelle giornate dove io sento i quadricipiti, i polpacci che sono davvero duri, che non riesco ad avere una buona ampiezza di corsa, dove hai delle sensazioni davvero negative. Non dico nel riscaldamento, ma dico proprio nella prima ripetuta. Faccio un esempio stupido, mi è capitato spesso a me, quando devo fare 3 volte 3.000, che ne so, in 9 minuti e 10, di passare sulla prima ripetuta in 9 minuti e 15, 9 minuti e 20, facendo estrema fatica, quando magari la settimana prima riuscivo a fare tranquillamente 9 e 10 facile. Cosa fare in questo momento? Beh, da valutare. Andrei a seguire due strade. La prima, che secondo me è sempre la migliore, è fermarsi e valutare se fare l'allenamento il giorno dopo, quindi fermarsi subito. Faccio la prima ripetuta, vedo, come ho detto, l'allenamento sta venendo una schifezza, non ho la gamba, si dice, non riesco a mantenere i ritmi, sto facendo troppa fatica, molliamo lì il colpo, sarà una di quelle giornate fatidiche, no. E quindi spostiamo l'allenamento al giorno dopo. Oppure possiamo dire di continuare a fare allenamento con i ritmi che stanno uscendo. Quindi giriamo il 3000 a 10 secondi più lento, amen, lo teniamo e portiamo a casa l'allenamento in questa maniera. Sicuramente ci stiamo allenando lo stesso. È ovvio che per degli allenamenti test, secondo me è fondamentale anche per la testa chiuderli ai ritmi prefissati, quindi ripeto, se è un allenamento clou, preferirei fermarmi subito e riproporlo almeno il giorno dopo. Primo perché per la testa è fondamentale poter dire ok, valgo questo e posso fare questo. E secondo perché
All'opposto, fare un allenamento invece più lento, con fatica, mi lascia delle brutte sensazioni e quindi anche per la gara dopo rischio di farmi condizionare. Ci hai detto come fare a capirlo alla prima ripetuta, ma invece ci sono altri segnali prima di iniziare il riscaldamento, magari durante il riscaldamento, che ti possa far capire che questa potrebbe essere una giornata no? Guarda, questo è un grosso problema, più che altro perché se stiamo a guardare le sensazioni. Tra tutti gli atleti che conosco, dubito che ci sia qualcuno che si sente bene nel riscaldamento e negli allunghi per fare le ripetute. Soprattutto se non abbiamo un allenatore sul campo, tante volte ci sentiamo che abbiamo poca voglia di fare e quindi se partiamo da questo presupposto, credo che nessuno si metterebbe a fare ripetute. Quindi valutiamo davvero a cuor leggero quando facciamo la prima ripetuta, non prima. È ovvio che se è stata una giornata pesantissima al lavoro, ho dormito pochissimo, non mi sono alimentato bene, non mi sono idratato bene, ci sono 40 gradi, direi di evitare l'allenamento e di non partire neanche. Per il resto, davvero provateci perché tante volte le sensazioni sono fuorvianti. Mi è capitato spesse volte di avere delle sensazioni pessime e poi fare degli allenamenti incredibili e certe volte di avere delle ottime sensazioni e fare degli allenamenti penosi. Quindi secondo me è proprio da valutare durante la prima ripetuta, si vede subito, per assurdo anche passare a metà della ripetuta e vedere che le gambe non girano, si dice che siano le gambe di legno, è inutile continuare anche perché dopo si rischia di far sempre peggio. E invece Andrea, sappiamo che di solito succede questa cosa a fine settimana, comunque il giovedì o il venerdì, anche perché magari uno ha avuto una settimana pesante dal lavoro. Come faresti a riprogrammare l'allenamento? Soprattutto se il venerdì sera diventa un po' difficile, sapendo che magari la domenica fai il lungo, in questo caso cosa suggerisci? E infatti teniamoci il giorno di bonus, io faccio gli allenamenti sempre se posso il martedì e il giovedì, proprio per questo motivo, che se dovessi magari saltare il martedì, sposto al mercoledì e quindi poi al venerdì, è ovvio che se salto due allenamenti in una settimana forse è meglio riposare perché vuol dire che non sono a posto. E quindi teniamoci un giorno di bonus dove se dovessi mai saltare ripropongo l'allenamento. Sto continuando a dire di fermarsi e se non sto bene di rifare l'allenamento il giorno dopo, ma anche questa cosa è un'opzione. L'altra opzione è invece se ho saltato l'allenamento me la prendo come giornata no, esco a farmi il mio lento ed è finita lì. Per un lavoro saltato non muore nessuno, a meno che sia l'allenamento X o l'allenamento clou della mia preparazione, allora quello sì, dico sempre di recuperarlo, soprattutto per la testa. E se invece per esempio avessimo dei problemi di stomaco a metà settimana e di conseguenza non saremmo in grado né il martedì, né il mercoledì, né il giovedì di uscire a fare un allenamento intenso, sappiamo che svolgiamo normalmente due allenamenti intensi a settimana, cosa suggerisci? Direi che se tanto abbiamo avuto dei problemi è stupido anche uscire, correre, provarci e quindi o recuperate con dei lenti oppure quella lì diventa una settimana di scarico e quindi faremo una riprogrammazione delle settimane a venire. Ho visto però che invece tu hai fatto un doppio allenamento di qualità, il venerdì, ce lo puoi raccontare? Beh, lì diciamo che stavo bene. Ho fatto l'allenamento al mattino, ho fatto un medio, al pomeriggio ho fatto delle ripetute. Vabbè, lì dopo si tratta sempre di caricarsi di testa e di alimentarsi bene. È capitato delle volte che ho rischiato di beccarmi la giornata no al secondo allenamento perché allenandomi male e alimentandomi male arrivavo la sera che ero praticamente suonato, dico io, ho fatto fatica anche a fare il lento. Poi però mi sono messo le scarpette, un po' di concentrazione e sono riuscito a portare a casa l'allenamento. Siamo sempre lì, bisogna sempre un po' valutare tutte le casistiche e poi vedere se fare l'allenamento. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Alla Davvero prossima. interessante quello che ci ha detto Andrea, dimenticavo di dirvi che io sono Massi, nei prossimi giorni parleremo di scarpe e faremo anche un confronto tra le principali scarpe che abbiamo recensito nei primi 6 mesi dell'anno, quindi durante l'estate troverete una recensione che vi mostrerà come confrontare due scarpe simili e quali sono, secondo noi, quelle che vi suggeriamo.
Nei prossimi giorni parlerò anche delle evoluzioni tecnologiche di quest'anno. Sono appena tornato da uno stage a Livigno nel quale ho raccontato ad alcuni podisti amatori come la tecnologia può essere al servizio di noi podisti per migliorare le nostre prestazioni o anche stare semplicemente al meglio e cercare di superare i limiti che il nostro corpo ci impone. E per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video l'iscrizione al canale sarebbe davvero gradita, anche perché nei prossimi giorni svilupperemo ulteriori recensioni grazie alle quali probabilmente sarete in grado di correre al meglio e sicuramente in maniera più consapevole. Come al solito, stay strong e ci vediamo alla prossima!